mediteremo un solo verso nel brano di Giovanni, Evangelo di Giovanni. Gloria a Dio, alleluia. Evangelo di Giovanni. Leggeremo al capitolo 17. Il verso 16. Solo il verso 16. Giovanni 17, verso 16. Cosa c'è scritto in questo verso? Leggetelo. Va bene. Essi non sono del mondo, come io non sono del mondo. Chiniamo il capo e preghiamo. Signore, ti ringraziamo con tutto il nostro cuore, e la tua parola, come è stato detto anche in alcune testimonianze, è quella che ci istruisce. Per cui ti preghiamo con tutto il nostro cuore, Signore, perché la tua parola stamattina possa farci del bene, come sempre. Ti ringraziamo e veniamo a te nel nome di Gesù, benedetti in eterno. È una preghiera questa che il Signore fa, Gesù, straordinaria questa preghiera. Premetto che in questa preghiera si potrebbero fare prediche e studi per ogni verso. Sarebbe davvero difficile fare una predica leggendo tutto il capitolo 17 per l'alto contenuto, per i profondi contenuti, per i molteplici contenuti che sono in questa preghiera. Non è il desiderio di Gesù, ma è addirittura una preghiera quella che lui fa esprimendo quello che abbiamo letto. Tra il desiderio e la preghiera c'è differenza. Noi possiamo desiderare qualcosa senza necessariamente ricercare quello che desideriamo. Non è necessario. Possiamo averlo nel cuore, possiamo desiderarlo, ma non è proprio necessario che noi ci mettiamo a ricercare quella cosa fino a che non matura dentro di noi quel desiderio come una necessità. La preghiera invece è diversa, è un desiderio che ci ha portato già a realizzare la necessità di quella che stiamo chiedendo. Quando è che noi preghiamo? Quando è che noi chiediamo? Quando abbiamo bisogno. Quando abbiamo bisogno di realizzare quello che noi chiediamo. E Gesù ha pregato. Ha pregato per i suoi, ha pregato per quelli che sarebbero venuti dopo per mezzo della parola di questi, e quindi noi, ha pregato per la Chiesa. Questa è una preghiera in maniera particolare per la Chiesa del Signore, per tutti quelli che sono stati salvati, per tutti quelli che sono stati lavati. Questa è una preghiera che è fatta a Dio per quelli che sono stati perdonati da tutti i loro peccati. Potrebbe stamattina stare qualcuno che si possa sentire escluso da questa preghiera. Infatti, Gesù non ha pregato per tutti in questa preghiera. È strano, eh? Ed è anche preoccupante, io direi. Gesù in questa preghiera non ha pregato per tutti. Anzi, in seguito l'ha anche ribadito: io non prego per il mondo. E quindi è sicuramente significativo Gesù, il Figlio di Dio, che dà la vita per il mondo, che dà la vita per gli uomini, che dà la vita per chi deve essere salvato, ovviamente, dica: io non prego per il mondo. Questa preghiera, me
cosa, la più bella, la più profonda, è una preghiera per coloro che gli appartengono. In questo contesto viene fuori una richiesta da parte di Gesù, che è questa: essi non sono del mondo, come io non sono del mondo. Fratelli, oggi scopriamo, per effetto della parola di Dio, che noi non siamo di questo mondo. Ma non solo scopriamo che non siamo di questo mondo, probabilmente stamattina scopriamo che è necessario fare una scelta, che o siamo per questo mondo o siamo per un regno che sta per venire. Questo regno sta per venire. Gesù è il re di questo regno. Lo disse a Pilato, vi ricordate? Il mio regno non è di questo mondo. E quindi ha parlato di un regno. Quando ha insegnato la preghiera del Padre nostro, ha detto a quelli che ascoltavano: mi raccomando, non vi dimenticate di dire venga il tuo regno, perché la Chiesa di Dio spera in questo regno che venga. Noi lo speriamo con tutto il nostro cuore. Adesso vedremo alcuni tratti della nostra vita cristiana, perché non siamo di questo mondo. La Bibbia parla in maniera approfondita e larga riguardo a questo tema quando ci definisce pellegrini e stranieri. Non possiamo non sposare questi due concetti con la preghiera di Gesù. Quello che Gesù stesso ha detto, che non siamo di questo mondo, con quello che Paolo frequentemente ha ribadito dicendo: noi siamo stranieri, forestieri, pellegrini. Quindi non era un'idea paolina quella di essere estranei da questo mondo, ma è Paolo che ha espresso un insegnamento, una dottrina importante su una verità che Gesù stesso aveva enunciato. Siamo forestieri, non apparteniamo a questo mondo. Vediamo alcune caratteristiche. Intanto, non siamo noi che ci chiamiamo forestieri, ma è Dio stesso che ci definisce pellegrini. È Dio stesso che dichiara che la nostra appartenenza non è per questo mondo, ma la nostra appartenenza, la nostra residenza è celeste. Siamo cittadini del cielo e concittadini dei santi. E questa realtà, anche se invisibile, la percepiamo per la fede nei nostri cuori e la percepiamo solo con quelli che sono stati salvati. Fateci caso, chi non è salvato non percepisce quello che voi dichiarate quanto alla vostra appartenenza del cielo. Grazie. Vi dirà: sì, ma sì, lo so, lo sappiamo, no? Come per dire, che scocciatura, ma certo, sì sì, no, ma questo io lo so. Però noi apparteniamo a un regno che verrà. Amen. E soltanto quando verrà questo regno si potrà vedere quello che noi siamo realmente come Chiesa, la manifestazione dei figlioli di Dio. Siamo chiamati forestieri, siamo chiamati pellegrini, siamo chiamati estranei. Gesù stesso l'ha detto: non sono del mondo. Amen. Quanto all'appartenenza, noi veniamo dal mondo, ma quanto all'appartenenza,
appartenenza, quanto alla familiarità, quanto ai legami, questi non sono del mondo, perché hanno altri legami, hanno un'altra famiglia, hanno un'altra appartenenza, hanno un altro scopo. Però devo dirvi che non solo noi veniamo chiamati forestieri da Dio, siamo anche noi che ci piace essere definiti così. Alleluia. I credenti stessi si definiscono forestieri. Nella Epistola agli Ebrei, al capitolo 11, verso 13, sentite che delizia di parola. Tutti costoro, cioè gli esempi di fede, sono morti nella fede senza ricevere le cose promesse, ma le hanno vedute e salutate da lontano, confessando di essere pellegrini e forestieri, confessando di essere pellegrini e forestieri sulla terra. Infatti, dice lo scrittore, chi dice così dimostra di ricercare una patria. Chi dice di essere uno straniero sta logicamente confessando di appartenere ad un'altra terra e che quindi prima o poi se ne ritornerà alla sua terra. E l'Epistola agli Ebrei mette in evidenza che questo non è un concetto di dottrina, ma è un concetto di esperienza. Noi non diciamo di essere forestieri perché ce lo dicono, ce l'hanno detto, l'abbiamo letto. Noi lo diciamo perché lo siamo realmente. Voi dovete sapere, fratelli salvati, che al mondo di voi non interessa di nulla, e lo dovete sapere spassionatamente. Per quelli che sono sulla via della salvezza e della santificazione, che aspettano Dio che ritorni, per il mondo non siete particolarmente graditi. Noi basta che guardiamo, no, quello che sta succedendo riguardo agli stranieri. La parola straniero già mette in difficoltà quelli che devono ricevere, quelli che devono accogliere. Quindi immaginate il mondo che tra virgolette è costretto a tenerci. Perché è costretto a tenerci? Perché Dio ha stabilito un giorno nel quale la sua Chiesa sarà rapita e da qui noi andremo via. Ovviamente Dio ci ha messo su questa terra, ha lasciato la sua testimonianza per fare in modo che altri conoscano la bellezza e la grandezza dell'Evangelo. I credenti si dichiarano così. Fratello, però non siamo del mondo, ma siamo sempre nel mondo. Vero, ma come pellegrini, come forestieri. E siccome siamo sempre nel mondo, gli unici esempi che noi possiamo prendere per andare avanti, per non sbagliare, uno è Cristo. E due sono i fratelli e le sorelle, ovviamente, che percorrono questa via di santificazione senza rinnegare la loro futura patria. Siamo fortificati da Dio. Come pellegrini siamo fortificati da Dio. Il nostro bene viene unicamente dal cielo. Siamo stranieri. E gli stranieri, quando hanno bisogno di qualcosa, devono rivolgersi alla loro ambasciata. È così, vero, fratelli? E quando tu hai bisogno di qualcosa, devi rivolgerti alla tua ambasciata. Quante ambasciate il Signore ha lasciato del cielo su questa terra, eh? La chiesa là. Quello è il luogo dove Dio si manifesta. È il luogo dove Dio manifesta la sua grazia, la sua potenza, i suoi beni che provengono dal cielo. Noi viviamo come forestieri
per fede. Il concetto di forestiero e di straniero è unicamente animato dalla nostra fede nel Signore. Quello che abbiamo letto nell'Epistola agli Ebrei parla di uomini e di donne che, pensate, visivamente non hanno realizzato quello che, in cui avevano creduto. Non hanno visto la realizzazione delle loro promesse, dice, ma le hanno salutate da lontano. Questo saluto da lontano indica che loro, morendo nella fede, addormentandosi nella fede, sapevano che in una maniera o in un'altra Dio avrebbe portato a compimento quello che aveva promesso loro. E difatti questi che sono morti nel Signore erediteranno insieme con noi le cose belle che Dio ha preparato nel cielo per tutti quanti noi. Cosa c'è in questa verità che Gesù pronuncia nella preghiera? I credenti forestieri hanno davanti a loro un traguardo e da questo traguardo non vogliono distogliersi. Grazie, Gesù. E questo traguardo è Sion. Quanti cantici noi cantiamo sul cielo, fratelli? Perché tutti i nostri cantici parlano del cielo? Perché il cielo è l'argomento che tiene viva la nostra fede nel Signore. Il cielo è quello che ha fatto superare anche il martirio a tanti credenti. La speranza del cielo, la speranza del suo ritorno, ha tenuto fermi e fedeli i fratelli nella fede fino alla morte. Se la nostra vita spirituale non ha una meta celeste, allora noi rischiamo prima o poi di perderci nelle cose che in realtà non sono e che sono per un tempo e che oggi abbiamo e che probabilmente già da domani potremmo non avere più, perché la Bibbia dice che tutte le cose che noi vediamo sono per un tempo, ma le cose che non si vedono e che Dio ha preparato per la sua Chiesa sono per sempre. Ora ditemi voi, non ci vuole teologia per rispondere in questo. È meglio attaccarsi a una cosa che oggi hai e che domani non c'è più? O è meglio attaccarsi a una cosa con la quale sarai legato per sempre e per tutta l'eternità? Dimmi tu. È meglio la prima o la seconda? Eppure le prime ci attirano più delle seconde, perché a volte noi abbiamo bisogno di vedere per credere. Di la nostra vita spirituale è in vista delle promesse. I credenti forestieri, i credenti stranieri hanno valutato che Cristo vale più di ogni altra cosa. L'hanno valutato. Non sono stati ciechi. Grazie Gesù. Non è che l'hanno presa giusta per prendere, hanno valutato. Hanno saputo valutare, come ha valutato Mosè, tutte le ricchezze d'Egitto, nulla rispetto a quello che Cristo avrebbe fatto al Calvario. Stimò le ricchezze d'Egitto cosa da nulla rispetto alle sofferenze di Gesù al Calvario, perché vedeva colui che era l'invisibile. Cristo al Calvario è la nostra ricchezza, è la nostra ricchezza eterna, è la nostra speranza eterna. E quindi hanno capito che di fronte a Cristo, i credenti forestieri, di fronte a Cristo non c'è bene, non c'è ricchezza, non c'è qualcosa che possa tenerci legati maggiormente rispetto a quello che Cristo ha prodotto nella nostra vita. I credenti forestieri cercano la patria celeste, cercano la città celeste. Domenica scorsa sono stato in Germania e
il sabato sera per un'evangelizzazione, e in questa famiglia una coppia di fratelli giovanissimi che si erano sposati forse da 8-9 anni e la moglie forse da 20 anni in Germania, anche lui da 10 anni in Germania, e loro mi parlavano che in Germania si sta bene, che Germania il lavoro va bene, che l'economia va bene, che si possono fare progetti, mi dicevano tutto questo, però tra una frase e l'altra usciva in mezzo la Sicilia, che era il loro paese di origine, la loro patria, e usciva anche sul piano dell'accento, e ti rendevi conto che proprio tedeschi non erano, ti rendevi conto che per quanto potessero apprezzare quello che stavano vivendo, il loro pensiero era, e difatti mi dicevano, ma mentre si parlava in Germania, ma sei mai stato ad Agrigento? Non c'entrava nulla con il concetto, no, non sono mai stato, sei mai stato a Licata, sei mai stato di qua, sei mai stato di là, e quindi mi hanno presentato come questo grande desiderio della loro terra che non possono ovviamente dimenticare. Ora la tua e la mia terra non è questa. Noi non possiamo dimenticare non la Sicilia e né la Campania, va? Noi non possiamo dimenticare la terra dove andremo a vivere per sempre. E dite un amen un po' più grosso, perché questa terra è particolare, dove noi andremo. E nuovi cieli e nuova terra nei quali abita la giustizia di Dio, per quanto le nostre terre siano belle o attirabili, non c'è nessuna giustizia, perché la giustizia noi la troveremo nel Signore, col Signore, quando saremo con Lui. Amen. Cercano la patria celeste, cercano la città celeste. I credenti, i forestieri, gli stranieri gioiscono per la parola di Dio. Alleluia. Gioiscono per la parola di Dio. Una caratteristica di uno straniero in generale è proprio quello, se avete notato quando parlate, che vi dice, mentre parlate di un discorso particolare, no, o anche normale, che a un certo punto interrompe e vi dice, nella mia terra invece, sai dove sono io da dove provengo, invece noi facevamo così, indicando i loro statuti, il loro modo di fare, il loro modo di essere. E così è la nostra vita. Noi dovremmo avere sempre presente che noi abbiamo un codice celeste, non civile, straordinario, da cui dipende la nostra vita, e che purtroppo man mano che andremo avanti sarà anche in contrasto con gli statuti di quest'uomo, che sta cercando in qualche maniera di per favorire il popolo in senso generale, o la cultura si sta aprendo alle varie forme di peccato più forti, più empie, e ovviamente noi non potremo essere d'accordo con quello che farà l'uomo. Noi abbiamo uno statuto, noi abbiamo un regolamento, noi abbiamo qualcosa che ci fa gioire tutte le volte che ci accingiamo a leggere e che ci ricorda la nostra patria. I credenti, forestieri e stranieri, hanno un dialogo con Dio. Hanno un dialogo con Dio. Io prego, ma non mi risponde. Se noi trattiamo Dio come colui che ci deve rispondere, allora il rischio è di trattare Dio o come il genio della lampada, che tutte le volte che abbiamo bisogno gli chiediamo, oppure rischiamo di trattare Dio come una finanziaria. Amen. Lo chiamiamo perché abbiamo bisogno. Da quanto tempo tu non dialoghi con Dio senza chiedergli nulla? A dialogare ci dialoghi con Lui? A parlare ci parli con Lui? Come faceva Lui con Adamo?
Il nostro deve essere un dialogo con Lui, parlare con Lui, dobbiamo parlare con il Signore. Egli ha fatto in modo che la sua grazia ci permettesse questo. Noi abbiamo comunione con Gesù, noi abbiamo comunione con Dio. Dobbiamo parlare, discutere, non necessariamente solo e sempre chiedere, anche perché Lui conosce i nostri bisogni. I credenti hanno un dialogo con Lui. Grazie. E siccome hanno un dialogo con Lui, non sono molto interessati ad avere comunione con le cose del mondo, perché hanno gustato una comunione eccellente con Dio e sanno che a pari con Dio non ce n'è, alleluia. A volte io non riesco a capire certe scelte e come alcuni credenti riescono a stare bene in certe situazioni tipicamente non spirituali. Come si fa? Io non lo so. Non dico che li apprezzo, però mi meravigliano. Come si fa? Allora mi chiedo, se si riesce a stare bene in certi contesti, probabilmente, poi guarda caso, chi riesce a stare bene in certi contesti e chi manca di più dalla Chiesa. Come se fosse una scelta più migliore, più apprezzabile. Allora io mi chiedo, vuoi vedere che forse c'è necessità di scoprire che la comunione con Dio e con le cose del cielo vale più di ogni altra comunione? Non ci tengono i credenti forestieri alle cose di quaggiù, non ci tengono più, le apprezzano, ringraziano Dio per le cose che Dio ci provvede, ma c'è scritto nell'Epistola agli Ebrei 11:15 che non reputano più le cose di quaggiù troppo care, perché il loro cuore oramai si è a dei sentimenti rivolti verso le cose di lassù. Gesù stesso ha detto: fatevi tesori non sulla terra, dove ladri e tignuola, ruggine rompono e gli fanno perdere il valore, ma le cose di lassù. Addirittura qualcuno dice che i credenti forestieri non sono più a loro agio qui, e difatti man mano che passa il tempo, man mano che passano i giorni, c'è la necessità, fratelli, di chiedere al Signore che venga a prendersi la sua Chiesa. Se il Signore non abbrevia i giorni, nessuno di noi può scampare per quello che c'è. Una confusione incredibile. Una confusione incredibile, totale, una irriverenza verso la parola di Dio, una superficialità verso la parola di Dio e verso la predicazione del Vangelo. Si stimano di più le attività alternative, si sta confondendo la presenza dei nostri familiari nella Chiesa che con dei nostri familiari che con la comunione con i santi. E mi spiego, si cerca nelle chiese opere di intrattenimento in maniera che poi i nostri parenti vengano attirati. Ma i nostri parenti da cosa devono essere attirati? Dal concerto, devono essere attirati dalle attività extravaganti, devono essere attività dall'agape che fanno i giovani, dal fatto che si riuniscono. Da cosa devono essere attirati? Noi non li vogliamo che si convertano a queste cose, noi vogliamo che si convertano a Cristo Gesù il Signore. Il nostro desiderio è che la conversione rientri nel piano di Dio e non nel piano dell'uomo. Sembra quasi che abbiamo questa necessità. Noi siamo contenti, io sono contento se mio figlio viene in chiesa, ma sono più contento se dopo che è venuto in chiesa si converte al Signore, perché venire in chiesa non gli serve se non si converte al Signore. E quello che noi dobbiamo chiedere è che la parola di Dio converta i cuori. Io non mi accontenterò dei miei che vengono al culto, posso essere contento, sarò meno contento se dopo che sono venuto in chiesa
non è successo nulla, sarò ancora più preoccupato, perché significherà che il loro udito è ancora otturato e che il loro cuore è ancora impietrito. I credenti invitano altri, i forestieri, ad unirsi a loro, cioè evangelizzano, aprono il loro cuore, la loro bocca in favore di quelli che sono perduti per portarli alla salvezza. Li invitano perché sanno che nelle loro adunanze c'è la presenza di Dio. Li invitano perché sanno che nelle nostre adunanze il Signore può operare. Li invitano perché Dio è vivente in mezzo a loro. Non li invitano su una scelta così giusta, religiosa, denominazionale, no. Il nostro desiderio, quando parliamo a chi non conosce il Signore, è che possano conoscere il Signore, e noi non vogliamo esimerci dall'annunciare anche a quelli che non conoscono il Signore che noi apparteniamo ad una patria diversa, ad un regno che sta per venire. Gesù ha detto, quando è venuto sulla terra, dite loro che il regno dei cieli è in mezzo a loro, e noi dobbiamo parlare di questo regno celeste. I credenti hanno tesoro in cielo, i loro tesori sono nel cielo. E mi avvia la conclusione. Io mi ricordo un fratello che adesso è con il Signore, che usava certe espressioni all'inizio della mia fede per farmi capire il rapporto che noi dobbiamo avere con il cielo. Era abbastanza colorito mentre spiegava, però lasciava intendere quello che noi facciamo sulla terra per il Signore. E ricordo all'inizio della fede io avevo avuto un compito che era quello di andare a prendere un pulmino che si trovava su una montagna, e questo pulmino andava montato per andare a prendere le sorelle che non potevano venire a culto, questo 3 volte a settimana, il mercoledì, il venerdì e la domenica mattina. Tutte le volte che facevo, siccome c'era necessità, insomma, era anche abbastanza faticoso, io prendevo una bicicletta, insomma, trattandola bene, insomma, mi mettevo su questa bicicletta e facevo 15 chilometri per andare a prendere il pulmino sopra una montagna. Vedo che mi guardate come per dire: ma chi te lo faceva fare? Il Signore. Salivo su questa montagna e poi finalmente arrivavo. Una volta arrivato su questa montagna c'era una bella discesa che mi portava in questa industria dove il fratello aveva questo pulmino che la mattina e il pomeriggio serviva a portare i panni sporchi e la sera serviva a portare le sorelle a culto. Quindi andavi là, smontavi i sedolini, montavi i sedolini tu e facevi tutto questo. Se ne andava per il culto del mercoledì e del venerdì qualcosa dalle 3 alle 4 ore, perché fai tutto questo e quindi facevi e quindi tornavi. E ovviamente in una comunità fatta di una ventina di persone, lo zelo per portare le anime in chiesa l'ho sempre avuto. C'era chi rideva, ma chi te lo fa fare? Non vengono, se vogliono venire non vengono, che te ne importa? No, tutte. Però c'era sempre un fratello che diceva: dai, un altro po' di materiale in cielo. Lui mi metteva in evidenza come se noi stessi costruissimo la nostra casa nel cielo. No, diceva: hai portato un altro po' di sabbia in cielo, hai portato un altro po' di mattoni in cielo. Questa cosa mi faceva venire la voglia tutte le volte di andare e venire. Dicevo: chissà quante stanze adesso avrò fatto, 2, 3. E lui tutte le volte aveva sempre questa parola. Grazie a Dio questa parola arrivava sempre alla fine di tutti quelli che poi si mettevano a ridere. E quindi lui: ah, un altro po' di sabbia, visto, chissà poi lì sopra, perché tu non ti preoccupare, la vostra fatica non è vana nel Signore, tutto, questo è tutto registrato, che ti pensi? Lì sopra ci sono i videoregistratori, registrano le cassette, la tua vita, la mia vita, e quindi tutto questo. Quindi insomma ti metteva sta gioia, ero convertito da 6 mesi, da 7 mesi. Noi abbiamo i tesori nel cielo. Perdonami la banalità. Stamattina, mentre preghiamo, fai un saldo su quello che fino adesso hai portato in cielo. Tu
sai perfettamente com'è la tua situazione nel cielo. Tu lo sai, tu e il Signore. E nessuno può saperlo. Però è buono che noi ci chiediamo, ci autocritichiamo. Noi siamo bravi a criticare gli altri, ma è buono che noi ci autocritichiamo e diciamo: Signore, ma il mio rapporto con il cielo com'è? Sto costruendo più qua o più lì? I miei desideri sono qua giù o lì sopra? E siccome loro hanno tesori nel cielo, non sono ansiosi per le cose del mondo. È una caratteristica logica. Se io sono attaccato alle cose di lassù, per le cose di qua giù non sono ansioso, sono fiducioso nel Signore, perché sempre Ebrei a capitolo 6 dice che Lui provvederà splendidamente a ogni vostro bisogno. Per i forestieri ci pensa l'ambasciata loro, per i credenti ci pensa il cielo a provvedervi di ogni bene necessario. Necessario, non oltre il necessario, anche perché Dio ci conosce, perché se Dio dovesse provvedere a Gennaro oltre il necessario, potrebbe Gennaro iniziare a fare come Lot. Che bella la città però di Sodoma e Gomorra, guarda come è irrigata. Lui c'aveva qualcosa di importante, la testimonianza di Abramo, e le tende, il necessario ce l'aveva. Poi ha visto le case e il muro e ha detto: ma ste tende sono proprio necessarie. E la tenda gli ricordava che cosa? Che era un pellegrino, che era un forestiero. Quindi a un certo punto ha visto Sodoma, non c'era il giudizio ancora su Sodoma, ma ha detto: ma chi ce lo fa fare di abitare nelle tende? Credo, non c'è scritto, ma credo che Lot a un certo punto avrà anche detto: ma se Dio provvede, ma perché ce lo dobbiamo negare? Vuoi vedere che il Signore, guarda qua che bello. E quindi Abramo lo lascia all'ingresso della città e gli angeli se lo devono andare a prendere dentro la città. Ci è entrato con tutta la sua vita in quella città, con tutta la sua famiglia, con tutta la sua forza e, ahimè, con tutti i suoi desideri. Tanto è vero che gli angeli con la forza lo devono togliere da lì, se vi ricordate, lo prenderanno per il braccio e gli diranno: adesso ti devi muovere. Ma la testimonianza più forte che quella famiglia si era dimenticata di appartenere alle tende viene proprio dalla moglie, che mentre sta per essere salvata, si gira indietro e dice: ma perché? Io ho altri desideri. Si gira e rimane quello che ancora purtroppo noi oggi predichiamo. Non siamo ansiosi delle cose del mondo. Ultimi punti, i credenti forestieri, fratelli, è così. Non mi dite di no per quello che vi sto a dire, perché è così. Desiderano andare con il Signore. Amen. Lo desiderano. Grazie Gesù. Gloria. Perché sanno che loro non muoiono se vanno con il Signore. Amen. Noi non desideriamo morire. Se voi mi chiedete a me: ma tu vuoi morire? Io vi dico: non ci penso proprio. Perché per me morire vuol dire separato da Dio. Ma se mi fate la domanda: ma vuoi andare con il Signore? Io vi dico un amen che durerà fino a stasera. E se qualcuno mi dovesse dire: te ne andresti anche oggi? Subito risponderei. Ma voi scherzate, fratelli? Nell'incertezza della vita, con la certezza delle cose eterne e con la certezza delle cose straordinarie. Purtroppo so che queste cose non sono più udibili oggi e ne vengono più dette, ma questo è il sentimento di chi è forestiero. Se, sempre parlandovi della Germania, loro mi dicevano che le prime e le seconde generazioni andate in pensione se ne tornavano in Sicilia, le terze e le quarte generazioni non ci pensano proprio perché sono nati là e quindi dicono ai loro genitori: ma noi siamo tedeschi, anche se parliamo italiano, siamo, e vogliamo stare qua. Ma le prime e le seconde se ne ricordano da dove sono venuti negli anni 60, nel 68, nel 70. Adesso che vanno in pensione se ne vanno,
ritornano alla loro patria. Il mondo dei credenti come noi forestieri, il mondo non è degno di loro. Per il mondo averci è un privilegio. Pensate, la Bibbia dice che di loro il mondo non è degno. Cioè, il mondo non si rende conto, avere dei salvati, dei forestieri, qual è il privilegio? E infine la cosa più bella, conservata all'ultimo, va? Che Dio di questi credenti non si vergogna di essere chiamato loro Dio. Ebrei 11:16. Di questi credenti Dio non si vergogna di essere chiamato loro Dio. Immaginate Dio che nel cielo gode con gli angeli e dice: io sono il loro Dio, sono io che provvedo. Di questi credenti però, non di altro tipo di credenti. E probabilmente di altri Dio si vergogna anche. Ho fatto diverse esperienze nella fede, nelle visite, anime nuove, anime simpatizzanti, purtroppo anche ad alcuni credenti, ne parlavamo proprio qualche sorella in settimana. Persone che dicono di conoscere Dio, ma la loro vita è una tragedia. Stando al testo che Dio, no, non si vergogna, in una visita che ho fatto 1 o 2 settimane fa, io mi vergognavo, fratelli, di dire a questa persona: sorella, mi vergognavo, una tragedia, di chiamarla così, sorella, è una persona che non frequenta qua, ma lei dice di esserlo, mi vergognavo, dice, non è possibile, non è lo stesso Dio. Sì, no, Dio, Gesù, il Signore, fa Gesù, fatti i battesimi. Non è possibile. È impossibile che Dio sia lì. È impossibile. Cioè, ma tu come fai a giudicare? Ma non è la testimonianza, fratello, che rende viva la presenza. Certo, noi possiamo passare momenti difficili, ma non riuscivo a capire in che maniera, in che modo Dio potesse essere presente in questa persona che diceva di essere convertita da una 15 anni. Non riuscivo a capire. Alla luce di quanto letto, Dio non si vergogna di essere chiamato loro Dio. È per questi credenti forestieri, per quelli che ogni giorno recitano, nel senso spirituale del termine, il Padre nostro senza dimenticare, venga il tuo regno. Perché molti di noi, va, a volte non ci rendiamo conto, ma il Padre nostro lo iniziamo da dacci oggi il nostro pane quotidiano e lo finiamo lì. Invece il Padre nostro ha una prima parte che parla del regno e delle cose di Dio. E se vi siete resi conto, la seconda parte solo, quella che parla delle cose terrene. La precedenza alle cose di Dio, alle cose celesti, alle cose che sono per sempre. Chiniamo il capo e preghiamo.